Vivere in alcune terre del nostro sud è talvolta esercizio pericoloso. Prendete ad esempio quanto è accaduto nel Foggiano. Nel solo mese di gennaio sono esplose 4 bombe che hanno distrutto esercizi commerciali o automobili di imprenditori, boati nella notte, che hanno creato ovviamente tanta paura tra la gente. Noi questa sera questo vi raccontiamo con il reportage del nostro inviato Leonardo Zellino. Buona visione. Non possiamo pagare, paghiamo tante cose e mettono le bombe e ci fanno saltare. Purtroppo qui non si può più vivere. E infatti si sopravvive sotto le bombe come in guerra, ma Foggia, entrata nel nuovo anno con 4 attentati dinamitardi e un omicidio, non è Damasco. No, come bombe e attentati in queste zone non mi risultano, anche perché io abito... Qui c'è stato un attentato incendiario. Sì, ora mi sono ricordato, sì. Per capire l'assuefazione dei foggiani bisogna fare un salto nel tempo. Al gennaio del 79, quando Raffaele Cutolo tenne a battesimo la mafia foggiana in questo albergo ormai abbandonato, l'Hotel Florio, in cui siamo entrati per la prima volta. Ci troviamo al piano nobile dell'Hotel Florio. Il summit si svolse in questa stanza. Alla riunione partecipò Raffaele Cutolo in persona, che affiliò 40 persone. I mafiosi pugliesi dovevano alla nuova camorra organizzata il 40% dei loro profitti. Un attentato dopo l'altro vengono spezzati i rapporti con la camorra prima e con la Sacra Corona Unita dopo. Nell'86 la mafia è diventata società foggiana, bande rivali, le batterie che si contendono gli affari a suon di pallottole. Un unico accordo, la richiesta a tappeto del pizzo. La mafia non è pura manovalanza, la mafia va inquadrata nei poteri forti, nelle lobby. Architetto, Roberto si definisce un cittadino pensante, inquadra l'altro tema che sta dietro alle bombe, la zona grigia di cui parla l'ultima relazione antimafia. Si traduce in noi stessi, di quelli che vogliono scendere o meno a compromessi. Pezzi di quella che dovrebbe essere la parte sana della città non solo hanno accettato la presenza della mafia, ma hanno deciso di farci affari. Di qui le indagini della magistratura e la pioggia di interdittive contro aziende in odor di mafia. E anche gli scioglimenti dei comuni, ben 2 comuni grossi, tra cui Manfredonia e Cerignola, attestano che ci sono dei condizionamenti della malavita nella pubblica amministrazione. Condizionamenti elencati nella relazione di scioglimento del comune di Cerignola. Da qualche settimana è arrivato il commissario Postiglione, ex prefetto a Palermo. C'è poca coscienza di quello che dicono le regole, le leggi, le norme. Appena arrivato il commissario ha chiuso teatro comunale e palazzetto dello sport perché mancava l'agibilità. I negozi sono vuoti, quindi non lavorano neppure gli esercizi commerciali. Chiudono. Pare che hanno chiuso. A dispetto della percezione della gente, i dati dicono che ogni anno nascono 100 nuove attività, soprattutto bar e imprese edili. Alcune sono nel provvedimento prefettizio perché vicine a mafiosi. Del resto qui da tempo c'è una scuola di assaltatori di furgoni portavalori, colpi milionari in tutta Italia, un fiume di denaro che da qualche parte deve essere reinvestito. Le attività commerciali sono le prime ad essere assediate per poter poi portare al riciclaggio. Un'impresa edile quarantennale, negli anni 80 ha subito tentativi di estorsione, 5 attentati, il signor Calice alla fine si è arreso, adesso lavora solo fuori da Cerignola. Diciamo che il mercato non è più libero.